Il borgo di Curinga occupa il fianco di una collina e dà l'impressione di svilupparsi su più livelli. Si affaccia sul Golfo di Lamezia lungo quella che è stata riconosciuta di recente come Costa dei Feaci. Il nome dato a questo tratto di costa non è casuale e sottolinea nuovamente come la Calabria sia ricca di storia. I Feaci erano infatti un antico popolo che, secondo il racconto omerico, un tempo avrebbe occupato questa parte della regione. Il territorio del comune di Curinga ha restituito reperti databili a partire dall'epoca neolitica fino all'età moderna. Quest'oggi, con la nostra esplorazione, fermiamo il tempo al periodo romano, quando furono edificate queste terme. La struttura si trova ad Acconia, una frazione di Curinga. Sembra spuntare dal nulla fra un'abitazione e un campo coltivato. Tuttavia, la caratteristica messa in opera dei mattoncini di cotto e i pannelli didattici suggeriscono anche al passante più distratto che l'edificio ha un elevato valore storico. Le terme apparivano già nella tabula peuntingheriana, una fonte picta che consisteva in un rotolo di pergamena su cui erano riportati i tratti del sistema viario dell'Impero Romano e segnalati dei punti di sosta. Fra questi si riconosce la Stazio di Acque Ange. Lo stato di conservazione è straordinario, con i muri dell'alzato che si ergono fino a raggiungere quasi l'altezza della copertura, rende queste terme uniche in tutta la Calabria. Ma a cosa servivano le terme e chi le frequentava? Nella società romana le terme erano un luogo di ritrovo, di aggregazione sociale, ma anche di cura della persona. Generalmente si componevano di numerosi ambienti contigui e giustapposti, ognuno destinato a una funzione diversa. Il frigidarium, dove si poteva fare il bagno in acqua fredda. Il calidarium, dove invece si poteva fare il bagno in acqua calda. E il tepidarium, un ambiente in cui la temperatura era mantenuta artificialmente neutra, che fungeva da passaggio fra le diverse esperienze in acqua. Per i romani l'esposizione continua a sbalzi importanti di temperatura era considerato salubre. In particolare il bagno in acqua fredda avrebbe dovuto tonificare i muscoli. In realtà oggi sappiamo che la pratica delle terme, come concepita dai romani, poteva essere anche dannosa per la salute. Poteva causare l'insorgere di varie patologie come la sordità, la deviazione del setto nasale o aumentare la possibilità di contrarre patologie cardiache. I romani riscaldavano l'acqua e controllavano la temperatura interna delle terme attraverso camerette di combustione dette prefurnia, in cui veniva fatta ardere della legna. Il sistema di riscaldamento adottato era quello ad ipocausto, per cui l'aria calda circolava nello spazio vuoto fra il piano della camera di combustione e il pavimento su cui camminavano le persone che si recavano ai bagni. Esistevano terme piccole ed essenziali ed altre molto più grandi ed articolate, in cui si trovavano molti altri ambienti dove si potevano svolgere le più disparate attività, come le natazioni, vere e proprie piscine dove nuotare, o le palestre. Ma torniamo alle terme di Curinga. La pannellistica illustra la destinazione degli ambienti visibili. L'accesso avveniva da est, tramite un ambiente detto apoditerium, che fungeva anche da spogliatoio. In posizione centrale c'è il frigidarium, composto da un'aula rettangolare terminante con due absidi semicircolari. I due calidaria, il tepidarium e il laconicum per le sudaciones, l'equivalente della nostra sauna. La ricostruzione di Adam mostra molto bene come funzionassero i prefurnia.
e rende meglio comprensibile ciò che resta dei tubuli. Il complesso ha più fasi, almeno tre secondo gli archeologi che hanno indagato il sito. Nella prima fase, compresa fra il primo e il secondo secolo d.C., si data la costruzione dell'edificio. Nella seconda, di datazione incerta, ci furono consistenti interventi di restauro, probabilmente resisi necessari a causa di qualche evento sismico. Nella terza ed ultima fase, databile fra il secondo e il IV secolo d.C., ci fu un intervento di consolidamento dell'abside del calidarium est. Le terme persero la loro funzione e furono definitivamente abbandonate fra il IV e il V secolo. Si ipotizza che in epoca medievale il frigidarium fu utilizzato come chiesa cristiana. D'altronde era una pratica diffusa rifunzionalizzare gli edifici pagani destinandoli a luoghi consacrati al nuovo culto. Il complesso termale era molto più grande di quanto oggi è visibile. Si stima un'estensione di circa 700 metri quadri. Questo dato ci porta al rompicapo dell'interpretazione: terme pubbliche o terme private? Al momento esistono due teorie contrapposte. In base alla prima, le terme di Curinga facevano parte di una villa dell'aristocrazia senatoria ed erano di uso privato. Secondo l'altra, la villa fu trasformata in stazio e quindi i bagni furono resi pubblici. Ci auguriamo che eventuali future indagini archeologiche possano chiarire ogni dubbio. Per ora ci accontenteremo di visitare questi ruderi, immaginare quello che non c'è più e che si è perso nell'oblio dei secoli. Thank you.